Allora qua ragazzi, in conclusione di questa nostra intervista breve, puoi dirci qualcosa secondo te dell'importanza della ricerca sul campo e poi della ricerca, insomma, ecco. Allora, guarda Daniele, io credo che sì, è fondamentale approfondire, studiare da fonti, libri e quant'altro, ma soprattutto bisogna avere quella voglia di ricercare, di andare appunto in loco, di cercare di renderci conto da noi se una cosa è reale oppure no, di andare a intervistare magari testimoni oculari nel possibile e di poterci fare una di poterci rendere conto da soli se una cosa è reale oppure no, e quindi non soltanto per sentito dire, anche tipo come oggi, insomma, no? Facendo assolutamente sì, esatto, sì, anche perché delle apparecchiature, insomma, assolutamente sì, anche perché poi ho anche un momento di comunione con la natura, con se stessi, e anche di, diciamo, di raffronto, di confronto con altri ricercatori. Certo. L'esperienza sul campo è importantissima. Il discorso dello skywatching, dell'osservazione del cielo, è importantissima perché il bagaglio dell'esperienza serve tantissimo per quello che riguarda il discernimento del fenomeno, capire in base alla propria esperienza d'osservazione se il fenomeno è reale, se il fenomeno può essere invece, può travalicare la verità e essere mal interpretato. Soprattutto al giorno d'oggi, quando qualunque tipo di filmato può essere mistificato, contraffatto, con le moderne tecnologie, l'esperienza personale diretta sul campo, il discorso di starsi a infangare, impolverare in questo caso visto il clima, le scarpe con l'indagine sul campo è importantissimo perché il valore di una smentita a volte in base alla propria esperienza ha la stessa valenza di una conferma. Cioè, saper riconoscere determinate fenomenologie che possono dipendere da fenomeni aerei naturali, fenomeni atmosferici naturali, e vari altri tipi di fenomenologie che possono essere travisate, tipo lanterne cinesi o quant'altro, a volte hanno la valenza di una conferma, perché in alcuni casi, smentendo alcune cose, per esclusione appunto di casi, arrivi realmente alla verità. Certo, ma io ho notato ad esempio in questi ultimi anni il fatto che molti alzano, insomma, il cellulare al cielo, passa uno, insomma, diversi satelliti artificiali vengono tutti quasi scambiati per UFO, no? Questo ti dice che la maggior parte delle volte quasi nessuno, diciamo, fa ricerca sul campo e non approfondiscono e poi si ritrovano magari di fare l'osservazione della domenica senza capire poi in realtà quello che vedono, no? È capitato anche a noi di prendere lucciole per lanterne, certo, al momento. Però, ti ripeto, con l'esperienza abbiamo saputo distinguere quella che è la reale fenomenologia, poterla distinguere fra fenomeni naturali di ordine meteorologico o appunto satelliti artificiali. A Veio in particolare abbiamo maturato questo.
queste esperienze, certo. E adesso ci sono anche fenomeni atmosferici, insomma, parecchie cose. Sì, parecchie, quindi diciamo che in generale la differenza la fa sempre poi la preparazione di ognuno, no? Si deve impegnare poi di persona a fare, sì, anche fare un'analisi attenta, obiettiva del fenomeno prima di giungere ovviamente a conclusioni affrettate. Certo, vabbè, Hermes, io ti ringrazio per questa intervista. Grazie a te. E ringraziamo anche Fabio che si è unito a questa serata. E niente, noi intanto continuiamo il nostro skywatching e salutiamo tutti. Ciao. Ciao.